Allora, mister Gardini, ancora una vittoria per il Trastevere. Oggi è una giornata importante perché la Nocerina perde e Bisceglie pareggia. Potrebbe essere un passo in avanti importante verso un sogno chiamato Lega Pro. Oggi vittoria con qualche errore di troppo da parte vostra, perché potevate chiuderla al di là del rigore, anche altri episodi che potevate forse finalizzare meglio, però tutto sommato Herculanum è una squadra che vi ha messo in difficoltà anche all'andata e alla fine 1-0 vale comunque 3 punti e quello è l'importante. Giusto, per come è andata la partita l'importante era portare a termine il risultato e prendere i 3 punti, anche perché affrontavamo una squadra molto buona che al giorno di andata è stata l'unica, penso, a metterci veramente in difficoltà. Sono rimasti in 10 e ci siamo abbassati, cosa che non dobbiamo fare perché dobbiamo continuare a giocare. E niente, come ho detto, 3 punti molto importanti. Da martedì penseremo all'Acropoli, un'altra trasferta contro una squadra, secondo me, che non merita la classifica in cui si trova. Senti, che Capavacci sia fortissimo sugli inserimenti sul calcio d'angolo di testa è appurato. È anche rigorista, abbiamo visto che oggi è a calcio del rigore, ma l'ha sbagliato. Come mai la scelta di far tirare il rigore al capitano? Perché i rigoristi sono Tagliarol e Paolacci, anche perché quando li proviamo di solito fa quasi sempre gol. Oggi ha sbagliato, però fortunatamente stavamo in vantaggio e pazienza, lo terrà per la prossima volta. Senti, oggi tra l'altro senza Mastro Mattei, senza la disponibilità di Lo Russo, con Tarantino in panchina oggi per scelta tecnica, anche una squadra differente rispetto a quella quasi solita che eravamo abituati a vedere, però tutto sommato anche chi ha giocato al posto di quegli assenti si è comportato bene, esagerata probabilmente l'espulsione per Pace a fine partita. Giusto, perché adesso come adesso stanno tutti bene, io lo dico sempre ai ragazzi, che chiunque gioca se del suo e si impegna nella partita della domenica come in settimana, possiamo fare delle buone partite, poi a prescindere dal risultato finale. Quelli che hanno giocato oggi, che bene o male hanno quasi sempre giocato anche loro, sono andati benissimo. Per quanto riguarda l'espulsione di Pace, io dico sempre è stato furbo oggi il loro portiere che come è cascato ha strillato, l'arbitro secondo me non l'ha visto, però è andato il cartellino rosso, secondo me espulsione molto molto ingiusta. Senti, quando è che si finirà di dire che il Trastevere è una sorpresa? Alla 34esima forse? Dipende, se arriviamo così a 2 giornate alla fine lo possiamo dire. Alla 33esima anche, Alla addirittura. 32esima pure. Salvezza in cassaforte. Esatto, già da 3 partite, 4. Il direttore calcio diceva scherzosamente salvezza in cassaforte con questi punti. Diciamo, mister, che comunque diciamo che la salvezza non era forse il vostro obiettivo, era quello di fare un bel campionato il vostro obiettivo, no? Di non sfigurare davanti a certe potenze del calcio dilettante che voi neanche conoscevate perché è la prima volta in questo girone. Però alla fine diciamo che tutto sommato il Trastevere se sta lì in vetta e con questo vantaggio probabilmente al di là dei rigori e espulsioni qualcuno ha cominciato a dire che c'erano delle situazioni anche a vostro vantaggio un po' troppo spesso. Diciamo che sono una squadra in testa quasi dall'inizio e continua a vincere e a prendere così tanti punti su squadre forti come la Nocerina Bisceglie, forse non è più una sorpresa e non dipende solo da espulsioni o rigori. Sì, però ripeto, a inizio stagione l'obiettivo era una salvezza. L'abbiamo ottenuta subito, adesso purtroppo chi ci vede lì dice adesso dicono così, però chi va a vedere i filmati d'inizio stagione o le interviste, il Trastevere è partito per la salvezza. Adesso siamo in testa, i ragazzi si impegnano tutte le settimane, poi chi cerca di disturbare il nostro lavoro non ce la farà mai perché siamo consapevoli. Ogni domenica che se andiamo in campo e giochiamo come sappiamo senza risparmiarci, bene o male il risultato lo otteniamo. A prescindere da quello, l'importante è che per 90 minuti si lotta sempre. Poi gli altri possono dire quello che vogliono perché i ragazzi tutta la settimana si impegnano, fanno sacrifici come tutta la società e nessuno si deve permettere di dire certe cose perché loro non stanno qui, ma penso che anche loro lavorano tanta settimana come noi e cose extra calcistiche che non c'entrano niente, secondo me non toccherebbe neanche metterle in mezzo. Chiudiamo, mister, parlando delle prossime partite. Giocherete con Agropoli, Città di Ciampino, Matrepietra, tutte squadre impelagate nella bassa classifica. Il calendario apparentemente è dalla vostra, perché veramente se continuate con queste prestazioni potete veramente mettere un solco importante tra voi e gli avversari. Forse dipenderà tutto, al di là degli scontri diretti finali, da queste prossime 2-3 partite. Hai detto una cosa giustissima, che sono 3 partite con squadre che devono lottare per la salvezza. Abbiamo visto oggi in casa, contro questa squadra che è un'ottima squadra, 1-0, vabbè, abbiamo sbagliato rigore, abbiamo sbagliato qualche altra occasione, però
la partita è finita 1-0. Domenica poi col Ciampino in casa contro il Matepietro saranno tre battaglie, perché adesso secondo me è più difficile incontrare queste squadre che devono fare punti per la salvezza che le squadre che stanno sopra, perché con quelle te la giochi tranquillamente, senza neppure queste squadre lottano, visto il potenza oggi con la Nocerina, come era messo in classifica, hanno tirato fuori l'orgoglio e tutto quanto, avranno lottato e hanno vinto la partita. Domenica contro la Propoli sarà una battaglia molto molto dura, secondo me. Dobbiamo affrontarla giustamente e prepararla già da martedì con la testa giusta, più che fisicamente. Allora, Trastevere batte il Culano 1-0, un saluto dall'allenatore capolista Aldo Gardini e ovviamente in bocca al lupo per il proseguo. Crepi, buona serata a tutti.